veramente siamo in difficoltà perché non è stata una questione di un mese, 2 mesi. Qui è un anno che noi siamo soli. Fino ad ora l'abbiamo fatto con le nostre forze, ma sono finite ormai. Ristori come briciole, bollette da pagare e la chiusura che mette in ginocchio l'intera categoria. Dopo la protesta del barista di Ancona salito sul tettuccio dell'auto per sfogare la rabbia contro le istituzioni, continua la disperazione e la richiesta di aiuto da parte di imprenditori di tutta Italia. A Recanati, Mirko Malatini da alcuni giorni ha fisso sulla porta del suo ristorante Poesia a Tavola un cartello di divieto d'ingresso per i politici. Il motivo, ha detto, è solo uno: siamo abbandonati dallo Stato. Ci stiamo attaccando dappertutto per poter lavorare, per poter uscire fuori, ma mi sembra che lo Stato non gli importa niente di noi, insomma. Non è che volevo fare di un'erba un fascio, però è chiaro che la mia forma è più rivolta Al governo centrale in questo a caso. questi, diciamo, grandi, tra virgolette, di nuovo dico. E con il nuovo governo, ha proseguito il ristoratore, non è cambiato nulla, anzi è stata una presa in giro. Invece i sindaci e i presidenti delle regioni hanno le mani legate, ma una risposta, ha detto Mirko, deve arrivarci anche da loro con aiuti morali ed economici. Il suo ristorante ha conduzione familiare oppure ha anche dei dipendenti? Noi diciamo che la nostra gestione è quasi tutta a livello familiare. Siamo io e mia moglie con i figli e più ci sono altri due, diciamo, dipendenti. Ecco. Quindi tutti a casa e un problema di conseguenza anche economico all'interno della Tutti a famiglia casa stessa. e fino ad ora siamo riusciti ad andare avanti con, diciamo, con quei soldi messi da parte, con i sacrifici fatti in questi anni. Però ora basta, cioè ci vuole veramente che ci fanno riaprire e ci fanno riaprire con dei ristori che sono giusti. È chiaro che non è che chiediamo chissà cosa, però bisogna che ci siano delle cose, cioè, concrete, perché fino ad ora è proprio arrivato quasi zero. Noi nel 2020 abbiamo preso solo 5.000 euro, quindi questa è la nostra situazione, insomma, via. E come Quindi quelle me che. penso ce ne siano altri, e forse anche peggio.